Buonasera, buonasera a tutti. Abbiamo cominciato questa puntata partendo dal tema della puntata stessa e dal tema della nostra vita e della vita del mondo di oggi, dal grande tema, il tema della guerra, dell'occupazione russa dell'Ucraina, del grande dramma di un popolo. E quello che avete visto è lo stendardo che da lunedì è fuori Casa Testori, uno stendardo progettato da Matteo Negri, che ringraziamo, in cui vengono riportati i versi che tante volte in queste settimane abbiamo sentito, ritrovato anche sui social, del coro del Macbetto di Giovanni Testori, un testo teatrale drammatico che era andato nel secondo atto della trilogia degli Scarozzanti, portato in scena con Franco Parenti protagonista nel 1974 con la regia di Andrea Usciammà. Prima di invitare i nostri ospiti, vi facciamo sentire 2 minuti questo coro. Le immagini non sono bellissime, ma l'intensità del dettato del testo è tale che giustifica anche la scarsa qualità delle immagini. Quindi prego la regia di mandare questo breve video del coro del Macbetto. Ricordo che il coro del Macbetto è centrale nell'opera perché è testimone dell'assurda violenza che si sviluppa sulla scena del progetto di Macbeth. È un testimone che giudica, che è impotente, non può agire, però le cui parole sono un giudizio che resta, che si fissa poi nella memoria e nell'emozione degli spettatori. Merda, sangue, merda. Cos'è la guerra, sia che si svincia, sia che si perda? Merda, sangue, merda. Riesci a portarmi te? Merda, vatto. Sangue e merda. Merda e sangue come in me. Se mi tocchi, cosa senti? Dillo te. Sento un braccio che non c'è. A me un piede, guarda, un piede manca a me. Una femora tocca a te, una femora cala a me. Oh, e i labbri? Guarda i labbri,
Sono in l'aria labbri andati. Dove i denti? E la mia gola? E la laringe mia, sofà! E l'orecchia? E la carcassa? Tocca! Mi sei tutta disciopata la facciata. Il polmone perforato, l'intestino strasquartato! E il cervello, te, il cervello! Il cervello si è spaccato! Foso e burlo per chiamare la mia sposa, la mia mamma, perché incontro mi veniscono a abbracciare. Ma la bocca burla e fosa domani. Merda, sangue, merda. Ecco qua cos'è la guerra. Sia che si svince, sia che si perda. Merda, sangue, merda. Quanti siamo, eh? Ci contiamo? Siamo in troppi che manchiamo. Là sul campo abbandonati, né bracciati, né interrati. Spade, lance, poi coltelli ci hanno squartato sui budelli. Oh, guardate là, fratelli. Una sedia, due, tre. Una sedia, Disi, c'è? Una sedia, dei seggioni per distenderci e posare, per fermarci e per crepare. Che sarà? Anzi, che è? Una gesa pari a me. Una gesa. Sconsacrata, rifiutata, par davanti che ci sia me un altare, un balaufa. Arrivarci non ci vivo, qui restiamo, qui moriamo. No, me vermeni di forza la strissiamo. In la gesa qua sicuro potremo riposare. Eccoci, grazie. Allora avete sentito questo breve estratto dal... formidabile linguaggio testoriano con cui viene fotografata la totale violenza della guerra, no? Chiamo quindi il nostro primo ospite, che è Gianluigi Recuperati. Ringraziamo. Buongiorno, moltissimo, buonasera. Moltissimo. Recuperati è un amico da tanti anni, tra l'altro anche un conoscitore e amante a suo modo di testori, quindi sappiamo di giocare un po' in casa avendo cominciato la trasmissione in questo modo. Gianluigi mercoledì scorso ha presentato insieme a Stefano Boeri, cioè al presidente della Triennale, un progetto che sarà un progetto centrale all'interno della prossima edizione della Triennale che si terrà quest'estate a Milano. Quindi io vorrei partire da lì, cioè cosa accadrà a Milano, e ovviamente è un progetto che ha al centro il rapporto con la cultura ucraina. No? Grazie di avermi invitato, Giuseppe, è sempre un onore parlare nella cornice del mondo di testori, e peraltro questo frammento di teatrale appunto del Macbeth è particolarmente adatto a questi tempi in cui purtroppo si sperimenta l'orrore della guerra sugli innocenti. Forse più che guerra la chiamerei proprio della brutalità dell'invasione, della brutalità della violenza perpetrata senza motivo e senza rispetto persino per le regole basilari dell'ingaggio militare. Ecco, questa è una cosa molto importante, per cui queste parole, questo italiano meraviglioso che attraversa i secoli, attraversa persino i campanili delle varie parlate italiane, e che però ci riporta alla consistenza di ciò di cui siamo fatti, della corporeità, è veramente consonante con quello che sta accadendo in Ucraina. Quello che stiamo cercando di fare, su invito e idea di Stefano Boeri, che mi ha chiamato praticamente a 24 ore dall'attacco, quindi con grande rapidità e grande senso di, io lo chiamo accuratezza morale, significa sapere che cosa fare e cosa dare priorità in un certo momento storico. E anche nella vita quotidiana. Lui mi ha chiamato e mi ha detto: dobbiamo fare qualcosa, facciamo un padiglione dell'Ucraina. Non era previsto il padiglione dell'Ucraina, sapeva del mio coinvolgimento, del mio attivismo, che mosso da un'adesione, diciamo, ideale, ma anche da, forse soprattutto perché o meglio, è mosso da motivazioni di sangue, perché i miei figli sono mezzi ucraini. La mamma di bambini, la mia compagna Lidia Lieberman, è anche lei molto impegnata, stiamo insieme curando questo progetto, insieme ad Anastasia Stovdi, che ringrazio, anche lei una pianista ucraina, amica, ed è un,
l'idea è quella di appunto dotare all'interno del programma della triennale, della prossima triennale che si apre a metà luglio, di dotare l'offerta della triennale di un padiglione ucraino che originariamente non era previsto, anzi a dire il vero era previsto il padiglione russo, nel rispetto pieno delle direttive date dalla politica dell'Unione Europea, dal patto nella NATO, eccetera, abbiamo e anche delle prese di posizione molto chiare e nette del nostro primo ministro e del governo, abbiamo Stefano Boeri coraggiosamente ha ritirato l'invito al padiglione russo per non collaborare con un governo che appunto stava facendo una carneficina totalmente ingiustificata da qualsiasi punto di vista, e quindi e comunque che se fosse giustificata sarebbe una carneficina in ogni caso, comunque quindi in sostituzione a questo padiglione, ma anzi non in sostituzione, il primo gesto è stato aprire e dire faremo, l'Ucraina avrà una rappresentanza culturale dentro la triennale, che è un progetto multidisciplinare, perché non sarà legato solo appunto all'architettura, al design. Già il progetto della triennale non era così monodisciplinare, anzi era una grande scoperta nei territori di ciò che è ancora sconosciuto. Infatti il titolo è Unknown Unknowns, quindi sconosciuti e sconosciuto e sconosciuti, cioè tutto ciò, tutte quelle forme di vita, tutte quelle forme di rappresentazione, tutte quelle forme di spazi che ancora non conosciamo, la vita delle piante, la vita degli animali, la vita dei funghi, la vita di ciò che è fuori dal nostro pianeta, il rapporto dal nostro, quindi con un elemento veramente grandioso di esplorazione che va al di là del nostro purtroppo bellissimo e non pacifico pianeta, e a volte quando lo vedi dalle sonde che mandano foto dallo spazio ti rendi conto di quanto siamo piccoli nell'ambito della nostra, anche solo della nostra galassia, e di quanto vane e veramente deliranti siano le preoccupazioni di difendere o soprattutto di espandere, anzi, i propri confini, invece di cooperare per salvare questo nostro unico pianeta. Ecco, detto ciò, la progettualità del padiglione ucraino sarà appunto un luogo di accoglienza per gli artisti, gli intellettuali e i ricercatori, tutti coloro che potremmo coinvolgere man mano, che vengono dall'Ucraina. Sarà un progetto coordinato insieme alla responsabile dell'Agenzia di Stato per la Cultura e le Arti, Galina Grigorenko, dell'Ucraina, del governo ucraino legittimo, e sarà però anche un luogo di, credo, di riferimento culturale, una specie di istituto di cultura temporaneo all'interno della Triennale. Avrà proprio un suo luogo, abbiamo l'altro giorno proprio inaugurato questa possibilità, che l'Urban Center, che è la prima cosa che vedi entrando in Triennale sulla sinistra dell'edificio fisico, sarà proprio una reception ucraina, e questo è molto importante, perché a fronte di tante cose umanitarie sulle quali tutta la nostra corpo sociale europeo e mondiale, dalle aziende ai singoli individui, ai volontari, ai politici, tutti si stanno spendendo per garantire accoglienza ai profughi, però ci sarà anche un tema di, questa è una battaglia per la democrazia, per la salvaguardia di questo popolo straordinario che è l'Ucraina, che si gioca anche su un tema di idee e di cultura, per cui avere uno spazio culturale che poi magari avrà anche delle altre rappresentazioni all'interno della triennale, che ospiterà padiglioni di tutti i paesi, per cui è un evento internazionalista per definizione, ed è un evento che deve promuovere il dialogo e la pace, e la cultura come veicolo di dialogo e di pace. Purtroppo non siamo in un momento di pace, siamo piombati in questo incubo. Il padiglione ucraino è un modo di reagire a questo incubo in modo costruttivo. È un progetto multidisciplinare, mi sembra di capire, no? Ma c'è anche spazio per arti visive? Certo, ci sarà anche spazio per arti visive. L'altro giorno abbiamo coinvolto anche
il team che si sarebbe dovuto occupare della Biennale di Venezia, cioè della partecipazione ucraina alla Biennale di Venezia, che non ci sarà per ragioni anche logistiche di impossibilità pratica di farlo, e quindi anche perché la Biennale è il 21 aprile, apre alla fine di aprile, a metà aprile, per cui ecco, veramente avremo la possibilità di coinvolgere in questa che io chiamerei una roadmap verso un padiglione, lo chiamerei così, una strada verso un padiglione, strada partecipata. Avremo scrittori, avremo architetti, avremo artisti, avremo filosofi, musicisti, perché la cultura ucraina è una cultura molto, in cui la musica è molto importante, direi che la cultura russa, russo-ucraina. Ecco, ci tengo a dire questo. Il nostro tema in questo momento, il tema degli ucraini, non è che detestano la cultura russa, detestano i russi, cioè il popolo, soprattutto quelli che si stanno ribellando al regime di Putin, ma anche perché tenete conto che è così intrecciato, queste due famiglie di persone, diciamo, sono così intrecciate fra di loro, che è persino difficile dire, è complicato, anche perché appunto poi per molto tempo molti artisti, scrittori nati in Ucraina sono stati assimilati nella storia della cultura come i sovietici, per cui è ancora più complesso. E questo rende ancora più imperdonabile questa guerra, perché è una guerra di Caino, una guerra fratricida, un'aggressione fratricida. Per cui ecco, la cultura musicale, per esempio, dell'Ucraina è importantissima, forse il più grande compositore sovietico russo, diciamo, del XX secolo, insieme a Stravinsky, cioè Prokofiev, nasce e per metà ucraino, comunque nato in Ucraina, nasce da tra l'altro una famiglia, questo che la gente spesso non sa di quanto sia importante la musica per gli ucraini. In ogni casa, anche nelle case più semplici, c'è la possibilità, la capacità, la voglia di saper di suonare. Infatti Prokofiev, per esempio, viene da una famiglia molto semplice. Abbiamo uno dei più grandi compositori contemporanei, Valentin Silvestro, che ha 84 anni e che purtroppo è in Ucraina, che sta cercando di salvare la vita a questa età, e questa anche gli anziani, i bambini e gli anziani sono i grandi vittime di questa aggressione brutale. Ecco, Valentin Silvestro, grande compositore. Per cui ecco, sì, un padiglione multidisciplinare, come spesso sono multidisciplinari e cross-disciplinari tutte le attività di cui io personalmente mi occupo, però in questo caso, come sempre, anche le attività del presidente Stefano Boeri e l'indirizzo che ha dato alla Triennale è di apertura alla cultura, quindi come un corpo ampio, sfaccettato, ma di discipline che dialogano fra di loro. La musica è entrata in casa tua anche, no? Giusto? Sì, diciamo più che la musica, il cinema, nel senso che Lidia, la mia compagna, è un'attrice nata in Ucraina, una famiglia di origine dell'enclave ebraico dell'Ucraina, che adesso è da 15 anni, da più di quasi 15 anni risiede in Italia, ha passaporto italiano, fa l'attrice, ha lavorato con Marco Bellocchio. Adesso è uscito un suo film, è uscito un film molto importante, maternale, fatto in Argentina, in cui lei è protagonista, ha fatto il film Cattivo Poeta, e lei, quello con Castellitto su D'Annunzio, lei è un'attrice integrata perfettamente nel tessuto del cinema italiano, per cui da tanto tempo non lavora in produzioni ucraine, russe, eccetera, però in lei c'è ovviamente in questo momento una partecipazione incondizionata al dramma del popolo. Infatti noi stiamo lavorando su tanti settori, tra virgolette. Qualche giorno fa Lidia ha letto dei poeti ucraini alla conferenza stampa d'apertura del Salone del Libro, per cui il lavoro di questo momento è un lavoro culturale, umanitario e politico, come dico spesso. Culturale perché... A questo proposito avete anche notizia di artisti che sono arrivati e stanno arrivando in Italia, che hanno bisogno di accoglienza? Guarda, per adesso la maggior parte, innanzitutto ci sono delle compagnie di balletto e musica che sono in Italia in tour, che erano in Italia al momento della guerra, quindi a maggior ragione sorprese, quindi queste, in alcuni casi alcune persone sono tornate per, tra virgolette, combattere, per resistere, altri sono rimasti qua, per cui c'è questo aspetto. Poi c'è un aspetto che è importante, cioè il fatto, scusate, sto facendo una... c'è un aspetto molto importante che è quello della
di tutti quegli artisti giovani che sono in Ucraina in questo momento e che sono nei bunker, che sono in fuga. Questi artisti non vogliono lasciare l'Ucraina, anche se sono in pericolo di vita. E cerchiamo di dare loro voce, ma anche dare loro, scusate, una prospettiva progettuale. Come dice Richard Neutra in un bellissimo libro pubblicato dalla Fondazione Adriano Olivetti, progettare significa sperare, una forma di speranza. Anzi, siamo quasi obbligati a progettare per vivere, non solo per sopravvivere. Per cui progettare. Soprattutto oggi che vedi tutte le immagini delle macerie, quindi Bravo, e quindi l'architettura, per esempio, è la prima delle arti che viene distrutta in questa situazione, perché il lavoro degli architetti non è quello di distruggere, è quello di creare spazi per la vita, per le storie delle vite degli esseri umani, per spazi che sono anche, contengono la memoria delle generazioni passate, per cui per questo è ancora più brutale. E fa male, spezza il cuore, spezza la cultura, spezza la mente vedere i segni della distruzione. Molti di questi artisti comunque sono lì, stanno nascondendosi, stanno fuggendo, ma stanno anche combattendo, sfuggendo, diciamo, alla minaccia di morte, ma anche combattendo, aiutando, ognuno secondo la propria inclinazione. C'è chi ha preso letteralmente le armi in mano, c'è chi sta lavorando, scavando buche, come dico io, cioè nelle retrovie c'è chi aiuta cucinando, c'è chi aiuta creando appunto connessioni con l'esterno, portando, facendo da. Esattamente, devo dire, se posso essere del tutto franco, basta leggere i racconti partigiani del partigiano Johnny di Beppe Fenoglio, tra l'altro per prendere anche un esempio di racconto non retorico della. Perché ovviamente siamo tutti a rischio retorica in questo momento, però chi se ne frega delle retoriche quando ci sono da salvare delle vite e da lavorare per un progetto importante, ci sta anche un po' di retorica. Ma basta leggere il Partigiano Johnny per vedere quanto è importante l'approvvigionamento, quanto è importante l'arrivo di beni di prima necessità e anche di armi difensive. Io continuo a insistere su questo aspetto qui. Armi difensive, perché io ritengo che sia perfettamente etico e morale difendersi quando è colpire una persona che sta per colpire un innocente, un civile. Questa è una cosa molto importante che deve stare nella nostra bussola morale. Troppa gente, io colgo queste occasioni, colgo tutte le occasioni che ho, vi ringrazio per sottolineare fino all'ossessione, a diventare noioso questo aspetto. Non c'è niente che possa sostituire il nostro bene più prezioso, che è la libertà e la democrazia. Queste persone stanno anche combattendo per noi, stanno combattendo per un'idea e quindi stanno resistendo per un'idea molto concreta. Per cui non dobbiamo pensare che possiamo accettare la pace a tutti i costi. La pace è il nostro obiettivo finale ed è sempre il nostro obiettivo e dobbiamo costruirla nella vita quotidiana. E devo dirvi che i soldati ucraini stanno dimostrando spesso una propensione alla pace, soprattutto col nemico, quando li catturano, a parte non fargli niente di male, ma li fanno parlare con le loro mamme, li fanno, ovviamente poi ci sono anche dei caduti perché è una guerra, però quando guardate i video dei soldati russi che vengono catturati, l'umanità con cui vengono trattati è un ennesimo esempio della giustizia, della giustezza di questa. Io penso che la gente si sta identificando molto perché è una situazione in cui è chiaro e cristallino, come quasi non mai nella storia, il bene e il male. Ovviamente questo non vuol dire che non ci sono delle sfumature, certo che ci sono delle sfumature, però penso che io mi rivolgo a questo cornice in cui siamo perché penso che lo stesso il grande indagatore della oscurità anche del bene. Che come Testori, grande indagatore di una certa anche cupezza dell'animo umano, sicuramente non avrebbe dubbi su dove deve puntare questa bussola morale in questo momento. E questa è una cosa che riguarda noi, che, ripeto, stavo dicendo prima, il nostro lavoro deve essere culturale,
quindi il padiglione dell'Ucraina va in questa direzione, deve essere umanitario perché noi ogni giorno dobbiamo fare qualcosa. Io dico sempre, creiamo un modello auto-organizzato, che ognuno di noi si prenda cura di una famiglia che arriva, perché ne arriveranno tante. Questo e sto ricevendo una quantità di sostegni su questo, tutti stanno veramente straordinari. E il terzo lavoro è anche di tipo politico, appunto per ragionare su come dovrebbe orientarsi la nostra. Ci saranno dei sacrifici da fare, bisogna fare questi sacrifici. Ci sono persone che hanno perso tutto da un momento all'altro, sono persone come noi. Per cui questo è molto importante. Scusate se ho divagato No, un no, po'. no, no, va benissimo. Senti, grazie davvero Gianluigi. I tempi del padiglione ucraino quali sono? Quando è che sono? Allora, il 9 marzo abbiamo iniziato questa roadmap. Da qui in avanti avremo degli appuntamenti sempre più progettuali per arrivare a una definizione di che cosa sarà questo spazio. Intanto c'è già uno spazio fisico presente dentro la Triennale, che appunto è quello dell'ex Urban Center. Ringrazio anche il sindaco Sala per questo, sindaco che è primo fra tutti, lo dico senza timore di smentite, ma anche senza piaggeria, perché ci sono alcune cose per cui io anche in passato l'ho criticato su alcune cose, per cui veramente la bussola morale del sindaco Sala è stata straordinaria, perché nel giro di un attimo ha capito dove era giusto Indirizzarsi. andare. E questo è veramente un amico di questa lotta per la giustizia, per il bene, per la democrazia. Per cui lui lo ringrazio molto. I passaggi saranno che piano piano tutti questi artisti daranno idee, questi creativi daranno idee, piano piano capiremo che cosa serve, che cosa può servire, che cosa può rappresentare. Quindi un grande lavoro collettivo. Ma non dimentichiamoci che queste persone che stanno nei bunker, che stanno in questa terribile situazione della guerra, di invasione, hanno così una speranza che aggrapparsi e di resistere un mondo normale di creatività, di invenzione, per cui non sarà solo sulla guerra, questo Di dico. progettualità che Di continua. progettualità. Progettare significa vivere. Senti, grazie Gianluigi, quindi Grazie. tantissimi, tantissimi auguri di buon lavoro, visto quanto conta il lavoro che ti aspetta nelle prossime settimane. Grazie a voi. Purtroppo è Ci solo una vediamo. parte di quello che possiamo fare. Grazie E ci incroceremo sicuramente a Milano. mille. Grazie. Grazie. Passiamo al nostro secondo ospite, che ringrazio, Luca Fiore, un altro grande amico. Buonasera a tutti. Eccoci. Oltre che essere un amico anche di tanti ucraini, di tanti artisti ucraini. No? E quindi con Luca vorrei cominciare a parlare di una storia, poi avremo anche una protagonista di questa storia, una delle artiste che ha partecipato a questo percorso, Giulia Cran, che poi anche magari facciamo già entrare così la vediamo in faccia, anche la sua bellissima faccia. Ecco, benissimo. Ecco, ciao Giulia. Però chiederei a Luca appunto di raccontare questo progetto maturato nel 2019, però che è maturato anche sull'onda di relazioni che tu negli anni avevi costruito e che è stato anche un progetto di una forza, di una bellezza infinita. Quindi vai, raccontaci un po' di cosa si tratta. Allora, la vicenda è questa. Io ho conosciuto una serie di amici ucraini nel 2014, quando sono andato a fare un servizio per il mio giornale Tracce a Kiev, in piazza Maidan, e da lì ho conosciuto una serie di persone legate anche a realtà italiane di Kharkiv e di Kiev. Nel frattempo, con Casa Testori abbiamo curato, insieme a te Giuseppe, Davide Dall'Ombra, Francesca Radaelli, una mostra al Meeting di Rimini nel 2017, che si intitolava Il passaggio di Enea, artisti di oggi a tu per tu con il Vediamo la passato. copertina del catalogo, ecco. Questo è cosa è successo? Questo è il catalogo invece della mostra del 2019 a Kharkiv, perché nel frattempo cosa è successo al meeting? Allora, l'idea della mostra era Enea come immagine dell'artista contemporaneo, dell'uomo contemporaneo, che si prende a carico sulle spalle il padre Anchise, quindi la tradizione, e quindi diciamo c'è questa sorta di idea di
con fedeltà discontinua al passato, diciamo, nell'arte contemporanea. Volevamo documentare quello. E abbiamo provato un'ultima cena di Warhol, Garutti, Isgro, Wim Wenders, insomma, Tessini, Giovanni Frangi, eccetera. Al meeting di Rimini erano presenti questi miei amici ucraini, russi e bielorussi, e sono stati molto colpiti da questo approccio, no? La possibilità di avere un rapporto positivo, anche se dialettico, con il passato. Il primo a rimanerne molto colpito è stato un poeta bielorusso che si chiama Dmitri Strozev, che l'anno successivo, nel 2018, mi ha invitato a Minsk, alla sua manifestazione che lui chiama Pamieja, a raccontare questo progetto. Quindi portai le immagini della mostra. Dopodiché Elena Mazzola, che è la direttrice del Centro Culturale di Centro di Cultura Europea Dante Alighieri di Kharkov, e una tra le responsabili della ONG Emmaus, mi ha invitato a provare a riproporre il progetto del meeting di Rimini a Kharkiv in un'occasione della manifestazione che si chiama Dante Fest, che è una manifestazione culturale che nel contesto ucraino, diciamo, di allora voleva, era una delle prime, una delle cose che la sempre più vivace società civile ucraina faceva, quindi arte, musica, incontri sugli aspetti sociali, perché Emmaus si occupa di orfani di reinserimento nella società, di orfani handicappati che altrimenti il sistema post-sovietico avrebbe sostanzialmente abbandonato. Quindi per riproporre una cultura diciamo nuova, diversa da quella post-sovietica, proponevano questa manifestazione culturale. L'idea era portare ciò che si poteva portare della mostra di Rimini e fare un'aggiunta di artisti ucraini che facevano sostanzialmente, avevano la stessa esperienza di rapporto con il passato. Dunque io mi sono occupato di curare la parte tra virgolette italiana, e Boris Filonenko, che è un giovane curatore di Kharkiv, che oggi è nel team del padiglione ucraino alla Biennale di Venezia, che martedì scorso è stato confermato, si è preso la briga di invitare gli artisti ucraini. Tra loro c'era anche Pavlo Makov. Dopo parleremo di lui. Sì. Intanto, questo vediamo è la mappa, la cartina dell'esposizione. In che sede si era tenuto? Perché era importante anche allora, quella scelta. La scelta era lo Yermilov Center, che era un centro in cui si faceva arte contemporanea, che è nei sotterranei dell'Università di Kharkiv, che è sostanzialmente a 500 metri dal palazzo di governativo che è stato bombardato in dei primi giorni di guerra. Ed è diventato un rifugio contro le bombe. Insomma, in questi momenti c'è gente dentro che vive. Ok, ecco, e qui vediamo l'immagine della morte. Sì, questo è l'opera di Makov, che è un libro d'artista, appunto, in cui lui lavora molto sull'idea di città. Questa è l'idea di città futura, in cui lui si immagina un percorso tra una quantità di città immaginarie del futuro, fatto sul libro come si chiama? Il Calvino. Giapponese. No, il libro giapponese delle commutazioni, mi sembra.
Quindi diciamo questa idea, il tentativo di immaginare un futuro. Quindi lui è un incisore, quindi diciamo quei piccoli edifici sono matrici che lui fa col mulino. E poi diciamo questo era un progetto abbastanza particolare, che appunto costituiva un leporello lungo diversi metri che poi si ricomponeva e Se quindi diciamo diventava libro. diventava libro, sì. Questo Sì, qui, queste sono appunto una visita guidata che ho fatto con un gruppo di italiani che era venuto a Kharkiv e appunto questo per esempio è una delle opere dell'Open Group, che è un collettivo ucraino che è quello che ha rappresentato l'Ucraina alla scorsa Biennale di Venezia. Quindi diciamo c'era un gioco con la riproduzione di cartelli di grafica anni 70 e di luoghi della cultura dell'età sovietica, e poi c'era questo gruppo che era riandato in quei luoghi, si era fotografato e i cartelli erano stati riprodotti. Quindi c'era come una rivisitazione, no, del recente passato sovietico. Bene, e qui vediamo apparire Giulia Cran, ma però ne parleremo dopo con lei Sì, sullo sfondo. Sì. sì. Questa è un'altra stanza, quindi c'era pittura, ma anche fotografia, cioè quello è lo stesso artista in cui faceva vedere degli scorci di città ucraine, con questo sguardo, diciamo, al passato, che però lo riattualizza. Sotto ci sono i quadri di Nikolai Kolomietz, che è un giovane anche artista, pittore, che è anche lui molto attivo, diciamo, con i giovani, lavora con i giovani molto bene. Qui sono appunto lavori con le fotografie d'epoca, appunto, a cui si vengono ridipinte, cioè dipinte in questo libro, anche questo libro d'artista. Anche questo è un importante artista ucraino, di cui, perdonate, in questo momento mi sfugge il nome, anche perché sono molto difficili da imparare a memoria. Ecco, questa è una Vediamo cosa. appunto al caso di Paolo Makov, che forse è l'artista più di spicco e che sarà il Paolo Makov, protagonista. sì, Paolo Makov era quello del libro d'artista, però questa è interessante perché è una fotografia d'epoca, che raffigura la comunità culturale ucraina che si raduna a Poltava, che è una città del centro dell'Ucraina, dove era stato fatto questo monumento a questo scrittore che è considerato il padre della cultura, della lingua ucraina, la cui opera era dedicata a Enea. Cioè lui si immagina una storia, riscrive la storia di Enea, in cui i protagonisti però sono gli ucraini, diciamo, appunto dell'antichità. Quindi Quindi con un'intelligente attinenza al titolo della mostra. al titolo della mostra, cioè come dire che la cultura ucraina ha dentro di sé l'immagine di Enea. Quindi c'era anche come era fatto lo spazio, diciamo, nell'opera di Giulia, no? C'è un cannocchiale in cui questa immagine si vedeva attraverso le due colonne in cui c'era l'opera Di Giulia, che poi avremo. di Giulia, che ha a che fare con Enea. Qui invece vediamo l'opera che stanno portando a Venezia. Pablo Makov sta portando, cercando di portare a Venezia, e che è fatta appunto, è la piramide di questi imbuti, che si chiama piramide della scarsità, che è tutta una riflessione sulle
sulle fonti, come dire, come l'acqua, come l'energia, che vengono dai sistemi sovietici, dai vecchi sistemi che hanno poco a che fare con l'umanità, finisce che, come dire, sprecano le risorse naturali e umane. Tutto nasce da una vicenda che è legata a un blackout della rete idrica di Kharkiv negli anni 80 e che fece rimanere per 10 giorni la città senza acqua. Mm. E questa è appunto una foto di Pavlo Makov degli anni 90, in cui, diciamo, c'è il prototipo di quella che è dell'opera che verrà presentata a Venezia. Ah, questi, era dietro al prototipo. Sì, il prototipo degli imbuti con due cannelle. Tu hai intervistato Pavlo Makov dopo lo scoppio della guerra, vero? Sì. Allora, io l'ho intervistato quando ancora dormiva allo Yermilov Center. E, diciamo, lui ha una mamma di 92 anni che però non ha voluto andare a muoversi e andare a ripararsi, però una settimana fa è riuscito a partire, a metterla in macchina, e ci sono lui, la moglie, la madre e la suocera, e si sono, hanno intrapreso il viaggio verso ovest. Verso ovest, adesso sono, come dire, qualche giorno fa erano a Ivano-Frankivsk e contano di arrivare in Italia per presentare il padiglione dell'Ucraina. Ho capito. Grazie Luca. Adesso comunque resta con noi che introduciamo la Dulcis in fundo, Giulia Kran. Giulia, allora, tu eri tra i protagonisti italiani di questa esperienza bellissima di Kharkiv, no? Ci racconti l'opera che hai portato? Adesso la vediamo anche. Vai. L'opera che ho portato è Mutter und Tochter, che sarebbe tradotto madre e figlia, perché di origine sono tedesca. E, in questo lavoro, nel 2009, ho riflettuto insieme a mia madre Vera sul suo peso nella mia vita. Credo che tutte le persone ci sono passate ad avere un momento nella vita dove sentono anche fisicamente il peso del genitore, che però nel passare degli anni, nel passare la vita insieme, può diventare anche una chance. Cioè, io ho deciso di prendere la mia madre sulle spalle perché sono una persona che deve sentire le cose, se non materialmente, almeno fisicamente, su di me. E quindi volevo sentirla per capirla, e in quel momento mi sono reso conto che nel momento di accettazione, quindi nel girarmi e abbracciarla come fosse un bambino, una cosa naturale, diventava molto più leggera, diventava supportabile, facile. Questo lavoro è stato portato lì, cioè, mi avete chiesto di portare quello certamente perché è legato al passato, è legato all'Enea, è legato... Beh, è legato alla grande scena di Enea che si carica sulle sue spalle il padre, no? Giusto? Esatto. Quindi è molto parallelo, anche se nasce intuitivamente, non pensato per questa mostra molto tempo prima. Però per me già il momento di allestire la mostra era entrato un altro aspetto, perché l'abbiamo messo la prima volta su delle colonne, prima stava sempre sui muri, cioè bidimensionale, la fotografia così stampata sui pannelli, anche a Rimini. Qui invece abbiamo deciso per le colonne e di fare come nei capitelli, cioè no, quattro faccette sempre, come fosse tridimensionale, anche se non fosse veramente così. Questo aspetto di portare un tetto, un luogo che, se non ero questo, era comunque anche in passato un bunker, no Luca? Quindi sì, portare sì. L'arte in no, questo no. Bunker, mettere queste immagini che, certo, sono immagini di un conflitto più o meno risolto, ma sono immagini comunque di dimostranza di grandissimo affetto, di percorso di vita, e più che altro, quello che credo io,
sono le colonne sempre a tenere su la casa, no? E le colonne sono fatte di solito di rapporti umani, di, che sia famiglia o l'amicizia, ma di questi rapporti che possono essere molto dolorosi, ma che alla fine tengono su. Ed è stato molto, molto forte, ma ovviamente oggi diventa molto doloroso perché ha acquistato un altro aspetto fondamentale. Però vedere queste immagini, che come, dire, come diceva prima anche Gianluigi Recuperati, si capisce come l'energia dell'arte sia anche quella di tenere viva una speranza, ma anche una progettualità sul futuro. Esatto. Esatto. Senti, volevo dirti, poi, perché poi dopo, diciamo che la tua presenza lì in Ucraina non è finita lì, no? Nel senso che è stato come un inizio per te, nel senso che hai tenuto relazioni, rapporti e hai continuato un po' a tenere nel tuo universo poetico questo paese, giusto? Sì, su diversi canali, perché io arrivando lì, devo dire, non sapevo nulla di niente, mi sono fidata ciecamente di Luca e di Casa Gestori, è stato, cioè, no, uno va perché crede nelle persone che stanno facendo il lavoro, ma poi sono stata sconvolta sia del modo di come abbiamo lavorato, che purtroppo non è sempre così in tutte le mostre, dell'accoglienza, della gentilezza, della profondità anche veramente delle conversazioni che abbiamo avuto, e da queste conversazioni ovviamente escono poi curiosità e, quando uno è fortunato, amicizie come con Maddalena, che si occupava in realtà soltanto dei nostri trasportamenti, ma che ora fa parte delle mie chiamate regolari, cioè fa parte qua, no, di me, come i ragazzi della Casa Volante, questa iniziativa di Emmaus, dove sempre fa parte Elena Mazzola e Anastasia, non mi ricordo il cognome, però l'ho scritto, Zolotova, che meno male è arrivata in Italia con la sua bimba, e loro si occupano di questi ragazzi di cui parlava Luca, che sono ragazze, cioè, che mi hanno riempito subito di luce, cioè, io mi sono sentita subito al mio agio, felice, contenta, e con loro ho cominciato anche a pensare dei progetti, ma comunque è rimasto questa connessione, questa idea di voler fare insieme e questa idea di proprio luce. Esatto. Diciamo che è un'opera che è nata un po' a sorpresa, che non è nata oggi, ma che oggi acquista un valore straordinario, quella che vediamo adesso. Ecco, raccontaci, sì, come nasce quest'opera. Infatti si chiama semplicemente Luce, perché ho cominciato a lavorare tantissimo con il giallo, specialmente fluo, tantissimo in accostamento con il blu e con l'azzurro, forse perché tante volte è prima l'istinto e l'intuito a portare le persone o gli artisti a creare, almeno nel mio caso, ma perché avevo bisogno di luce, no? E questo giallo cioè, come si vede, questo Cristo stava di fronte al mio studio quando io mi sono trasferita in mezzo al lockdown, nel totale sconvolgimento, che pensavamo che era grande, invece non era niente, e stava di fronte alla mia porta d'ingresso, tutto brutto, con le ragnatele, tutto grigio dentro il vetrino, non aveva visto la luce non so da quanti anni, e quando l'ho visto ho detto, ma in verità a lui starebbe bene l'universo, il blu e la luce, il giallo. Sì, è diventato il mio grande amico, che poi vediamo bene, lui c'era già, però parla proprio, esatto, lì ci sono anche le mie chiavi per l'ingresso e per la posta. Ma la cosa bella è che poi un Cristo che fa vedere esattamente, indica il suo cuore, che è tipico, però nel mio caso, che lavoro molto sul fatto che la bellezza nasce nel cuore di chi guarda, era anche questo come un segno, no? Un piccolo segno, uno che ti ricorda tutti i giorni che la luce nasce dentro di noi, siamo noi a portarla fuori, siamo noi a tenere le cose impolverate
di dipingerli di colore. Sì, diciamo che quando l'hai riproposto su Instagram questa immagine evidentemente si è collegata anche a questo tuo passato, a questa tua esperienza ucraina, quindi come se fosse un retaggio che è emerso spontaneamente, no? E che si collega sì. anche a un'esperienza che stai cercando oggi di varare. Esatto, no? Di varare, esatto, perché è una biennale di luce, esatto, perché anche nel post scrivo il fatto che forse non importa noi in cosa crediamo, in chi crediamo, eccetera, ma in certi momenti è importante che uno trova il suo modo di pregare, di come lo vuole chiamare, di come lo vuole fare. E quando mi hanno invitato alla Biennale di Luce che si terrà a Mantova, Casa del Mantenga, in verità inizia a maggio, ad agosto, ma il mio intervento probabilmente comincia fra poco, ho pensato che non voglio portare il mio nuovo neon bellissimo o bellissime ingravature delle lettere del nonno su vetro. No, ho pensato che voglio portare le candele. Vorrei che queste candele fosse accese dalle donne ucraine che vivono lì e che le candele fosse incise da me e dalle donne ucraine che ho da me intorno, di creare una specie di performance dove possiamo stare insieme, perché come diceva prima molto bene Gianluigi Recuperati, è vero che c'è sempre il rischio di retorica, ma c'è anche il rischio del senso di impotenza, c'è il rischio di non fare più niente per la paura di non fare abbastanza o di fare qualcosa di sbagliato. Ma è importante che uno fa qualcosa e che si pone in quello che sa fare meglio, no? E parlando ieri, perché poi la cosa bella è che io credo molto nel filo rosso, che quando uno fa qualcosa succedono le cose. Quindi ho chiesto alla famosa Maddalena di Kharkiv, si parlava bene l'ucraino, per aiutarmi nella costruzione dei dettagli con le donne, e lei mi ha detto: sai, ieri sera è arrivata una ragazza, si chiama Olga Artistova, che è un'artista. E sarebbe bellissimo se lei potesse assisterti, far parte di questo progetto. E da quel momento ho detto sì, ma sarebbe bello allora magari anche coinvolgere Luca, perché Luca sempre collegato e ha questo amore anche per queste persone, e quindi sta nascendo, credo, un piccolo gesto, ma che potrà coinvolgere tante persone per prendersi un attimo di mettere bella energia e speranza, perché ne abbiamo bisogno. La ragazza ieri ha detto una cosa che mi ha sconvolto, perché ha detto che non sono tanto pazza come credo, che lei non ha mai pregato in vita sua, mai, ma l'ha fatto sotto le bombe, non perché ha iniziato a credere in qualcosa di diverso di cui ha creduto prima, ma perché ci sono modi ancestrali quasi, no? Che in tutte le culture si formano e che ci aiutano a connetterci. C'è la paura che lo fa facilissimo e invade tutti i nostri cuori, non respiriamo più, ma anche l'amore lo può fare, e dobbiamo, secondo me, lavorare per non far vincere questa paura che abbiamo dentro e invece la speranza. Grazie, grazie anche, ho visto che c'è anche gli orecchini gialli e blu, quindi ti sei... Sì, queste sono le mie sculture in terracotta, sono le stelle sui denti, che però adesso ovviamente li ho dovuto dipingere, perché... Sono tanti piccoli segni che portano alla stessa direzione. Luca, sapevi di dover curare questa, di partecipare a una direzione che ti è arrivata in diretta? Sì, è in diretta. Una bella sorpresa. Sì. Una bella sorpresa. Quindi io volevo chiudere ringraziandovi e facendovi vedere, perché appunto oltre al lavoro di Matteo Negri, che ringrazio, che oggi è sulla facciata di Casa Testori, seguiranno altri artisti sempre lavorando su quei versi di Testori che mi sembrano con la forza della lingua riesce a restituire la
la brutalità e la drammaticità e l'insensatezza anche di quello che sta accadendo. E volevo far vedere l'opera dell'amico Chung, che è un amico coreano che ha esposto a Casa Testori già tante volte, e che mi ci ha mandato quest'opera che ci tengo a far vedere, che ha chiamato Trace for Ukraine, ed è un gesso, una scultura che incrocia, che vuole incrociare quella che è una cultura occidentale nel resto della scultura, la sua cultura orientale, e in mezzo i colori dell'Ucraina. Quindi io con questo vi ringrazio, vi lascio e ci vedremo quindi presto. Grazie. Alla Biennale della Luce, però Giulia, va bene. Grazie. Grazie a voi, grazie all'invito. Ciao. Grazie a tutti, grazie mille all'invito. Ecco, quindi grazie ai nostri amici che ci hanno portato con questo spirito drammatico ma anche di speranza sulla scena che oggi si sta inquietando il mondo, la coscienza e la vita di tante persone. E abbiamo cominciato questa puntata con il coro del Macbetto, il coro sulla guerra, l'abbiamo anche ascoltato nel video registrato, e chiudiamo con Oedipus, cioè col terzo e ultimo atto della trilogia scritta per Franco Parenti, un testo monologo, perché nel progressivo avanzamento della vicenda degli scarozzanti, perdono pezzi, resta solo il capocoro, quindi resta solo Franco Parenti, spettacolo che è andato in scena nel 1977, che è stato poi ripreso con un'altra memorabile messa in scena con Sandro Lombardi e la regia di Federico Tiezzi nel 1994. Ci introduce, ci porta dentro questo testo bellissimo un'amica che ormai conoscete, Federica Mazzocchi, docente a Torino e ormai grande conoscitrice del teatro testoriano. Quindi grazie Federica di essere qui di nuovo con noi, e lascio a te la parola per portarci dentro questo testo meraviglioso. Grazie infinite Giuseppe, sono felice di essere di nuovo con voi a Casa Testori. Oedipus, Luchino Visconti parlava di alcune esperienze come impressioni definitive, cioè esperienze che rimangono come dei punti fermi. Per me è stata una di queste, non sono molte nel corso della vita, è stato l'Oedipus di Lombardi Tiezzi, che ho potuto vedere nel 94 quando debuttò a Milano, almeno io lo vidi lì, e mi ricordo che lo spettacolo mi chiamò a visioni ripetute, l'ho visto parecchie volte, e per ragioni anagrafiche invece non ho potuto vedere il primo Oedipus, quello con Franco Parenti, naturalmente con la messa in scena storica di André Rotchamman, ma grazie alla internet, grazie a YouTube, insomma, almeno riusciamo a riattivare almeno mediatamente quell'esperienza così significativa e importante per la nostra drammaturgia. Sì, Oedipus è la terza tappa conclusiva della trilogia degli scarrozzanti e Testori la completa nel 77, che è un anno molto importante per la sua vita personale, l'anno in cui muore la madre, ma è anche un anno simbolico, se il 68 è stato l'anno delle esplosioni, delle grandi utopie e degli slanci utopici, il 77 è l'anno emblematico in cui queste utopie si depotenziano e sale il livello di violenza, come ben sapete, l'Italia, il nostro paese, attraversa un periodo lungo di grande, in cui è davvero attraversa drammi collettivi molto che provocano delle ferite che lasciano un segno durevolissimo. Questo 77 è infatti come vi dicevo, l'inizio forse dell'escalation di violenza. L'anno dopo ci sarà il trauma collettivo del rapimento e dell'omicidio Moro. Sempre in questo torno di tempo Testori comincia a scrivere come editorialista sul Corriere della Sera, prendendo il posto, come ricorderete, di Pierpaolo Pasolini.
È dunque un periodo estremamente importante da tutti i punti di vista. E la lingua testoriana, ecco, tornando appunto a quell'incontro per me così significativo, ha rappresentato davvero l'incontro con la differenza, con qualcosa di completamente diverso. La parola di testori è in senso letterale una parola inaudita, folle, scatenata. Nel ventre del teatro la definirà appunto una parola viscerale e demenziale, in cui sempre il ventre che parla, c'è l'irrespirare senso della gloria e della cenere, dello splendore e del pus. La parola di testori è quindi una parola che tiene insieme alto e basso, che reinventa mille registri possibili, e lo fa attraverso un testo al centro del canone, come l'Edipo di Sofocle, che viene reinventato, riattraversato, intercettando il senso del tragico e la sua impossibilità, le sue aporie nel mondo contemporaneo, ma parenti, oltre alla interrogazione dei nuclei tragici, testori, fu quello che mi colpì moltissimo ai tempi dell'incontro con l'Edipus, parimenti mette al centro anche la grande potenza evocativa del comico, che non è un comico d'occasione o di superficie, ma è come il tragico all'origine, ai fondamenti dell'esperienza del teatro, appunto nei suoi nuclei originari. Ecco, qui vediamo parenti nella prima edizione dell'Edipus, ed è una scarrozzante, come abbiamo detto, che è rimasto solo, che entra ed esce dalla finzione, deve interpretare tutti i personaggi perché la compagnia è scomparsa, è rimasto l'ultimo, l'unico a recitare l'opera, e in un contesto degradato di questo teatrino scalcagnato, improbabile, e soltanto un ragazzo che non si vede, almeno non appare, che è l'ultimo che lo aiuta come servo di scena a fare qualche effetto, ad alzare il sipario e poco altro. Lo scarrozzante quindi è tutte le figure, tutti i personaggi, Edipus, Laio, che apre il testo, la madre amante, amore, Giocasta, e anche altre figure che ritornano, vengono rievocate, come lo stesso dio Dioniso, il dio del teatro, che ha un ruolo di scatenatore della ribellione e del rifiuto di Edipus. In questo testo ci sono spinte all'estremo due maschere fondamentali, che sono l'Apollineo e il Dionisiaco, potremmo dire l'Apollineo tirannico, rigido, mortifero di Laio, e il Dionisiaco di Edipus scarrozzante, che precipita però verso una idea di rottura completa dei vincoli, verso una sorta di richiamo verso il nulla e la propria, come dire, regressione e negazione. I personaggi, riscrivendo, reinventando appunto la grande matrice sofoclea, sfuggono allo schema proposto da quella che per Aristotele era la più perfetta tragedia, perché in realtà nessuno vuole accogliere il destino che il mito gli ha assegnato, perché Edipo uccide scientemente, volontariamente il padre Laio, questo padre emblema appunto di quelle rigidità del potere e quella forza nullificante del potere, cerca e accoglie l'abbraccio della madre, che a sua volta si ricompone, si congiunge al figlio con slancio e con autentico amore. Nessuno dei due vuole morire, quindi Giocasta non si suicida
Edipo non si punisce, e la ricomposizione di questa unità utopica, potremmo dire anche immaginaria, di una perfezione totale tra madre e figlio, viene poi distrutta da una misteriosa raffica di forse appunto soldati di Laio o altre figure del potere, che spezzano l'unità madre figlio e lasciano i due personaggi morti insomma in scena, e lo scarrozzante saluta il suo pubblico, lo scarrozzante che, come vi dicevo, è sempre dentro e fuori la situazione rappresentativa, è narratore, incarna le maschere, ma allo stesso tempo parla della sua condizione di marginalità, saluta senza risposte, senza desiderare di dare risposte possibili, ma perché il teatro di Testori, questo a mio avviso è parte del suo enorme fascino e della sua perennità, è il rifiuto di chiudere le domande lasciate aperte, perché lo spazio del teatro, dice Testori, qui ritorno alle pagine fondamentali del ventre del teatro, che sono davvero l'inveramento di tutta questa fase, ma anche delle fasi successive in certo senso. Il senso del teatro è portare il fruitore, dice Testori, alla melma, al pantano iniziale, e lì reimmergerlo nella parte più buia e indomabile della coscienza, là dove risiede la dialettica che non può essere dialettizzata, la dialettica insormontabile, quella cioè che si presenta dopo che tutte le altre siano parse o siano state sciolte o esaurite. Cioè l'esperienza del teatro è un'esperienza rituale in cui la domanda possa risuonare senza, e questo è un altro punto a mio avviso che ci lega e che ci consegna Testori davvero come un grandissimo della nostra drammaturgia, non devono trovare delle risposte esorcizzanti, razionalizzanti, perché lo spazio del teatro è lo spazio utopico in cui l'impossibile possa manifestarsi. Grazie, grazie Federica. Grazie infinite a voi. E alla in generale, volevo ricordare come la battuta finale di anche della trilogia, che è buonasera e per adesso e per sempre, no? Perché io non mi sono arrischiata a leggere l'Oedipus, perché io ho preso solo l'ultima righetta, che anche bene, volevo ricordare che il testo è stato ripubblicato recentemente nella raccolta che Feltrinelli ha messo insieme dei tre testi della trilogia, con l'introduzione di Michele Masneri, nell'Universale dei Feltrinelli. Quindi chi volesse rileggerlo, che è una, come ha detto bene Federica, è un'esperienza, non solo sentirlo ma anche leggerlo, è una bella esperienza. Quindi grazie. Ti ringrazio e niente, alla prossima.